Ciao amici, ciao. 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 Bisogna rispondere, non stavo parlando al pubblico, ho imparato che non risponde il pubblico se lo interpelli direttamente. Come state? Tutto bene? Sfida Dio. Sì, è bellissimo essere chiusi in casa quando novembre non è mai stato così soleggiato negli ultimi 150 anni. Interrompiamo la negatività mandando la sigla subito. Bene, 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 bene. Non disperiamoci e partiamo con la puntata di oggi che si spera, visto, eleverà un po' E l'umore. invece E no, invece non è vero, fa tutto parliamo di schifo. morte. Anche perché andiamo in doppia cifra per la terza volta, se ci pensate. Wow, Incredibile. Questa è la sembrerebbe puntata numero 10. della terza stagione. Esatto. E in questa puntata numero 10 siamo partiti un po' sottotono, mi pare di Beh, diciamo capire. che l'ambiente e il periodo storico non è che aiutano tanto a essere super positivi, Ma vero? noi dobbiamo cercare di essere super partes a queste cose, non è vero. Corvo, Sono caro, caro io! Corvo, Corvo, sono io e oggi parlo di un docu-serie. No, mi stava partendo la docu-serie, no, mi non è far partita partire la Netflix. docuserie. Ah, Subito le smettila! Oh, zio, no! spoiler. Ci parli di una docuserie. È una Che docu-serie docuserie? Netflix che è uscita da pochissimo e si chiama We Are the Champions, come la famosa canzone dei Rolling Stones. Ah, Siamo scherzavo! È simpatici. dei Beatles, lo sapevo. Esatto. Ancora scherzavo. Britney Spears. Sono 6 puntate per la prima stagione, da 30 minuti l'una, quindi niente di troppo impegnativo, e parla di competizioni atipiche praticamente. Quindi va a indagare su tutte quante le competizioni più strane che ci sono in giro per il mondo. Vi leggo un po' i titoli. La prima è la gara del formaggio rotolante, famosa, quella che si lancia il Si lancia una formaggio, la forma forma di formaggio dalla collina e tutti lo devono bellissima. inseguire. La seconda è l'americanissima sfida all'ultimo peperoncino. Ok. Presumo che bisogna mangiare dei peperoncini senza Esatto. No, lacrimare. bisogna mangiare il formaggio che hai precedentemente tirato giù dalla collina. Che adesso ha preso tutto il sapore della collina e quindi. Esattamente. Infatti, È così che fanno i formaggi di a montagna. volte le fanno nello stesso giorno, tirano giù il formaggio, in fondo c'è uno con la bocca aperta, capito? E poi ti chiedi perché c'è il formaggio con i vermi, perché rotolando tira su anche le Esatto. case Il di arriva vermi. fino in Sardegna e diventa Esatto. prodotto tipico. Esatto. La terza puntata parla di pettinature fantasiose, quindi gare di pettinature atipiche. Ok. La quarta, lo yo-yo, competizione di yo-yo, quindi trick, posizioni, Che eccetera. palle No, la competizione di yo-yo. anche fidati No, che sono fighe in vedere la realtà. gente che fa yo-yo agonistico è bello, cioè sono bravi, sono tanto Ok. bravi e fanno delle cose parecchio strane su super evoluzioni. La quinta è il ballo dei cani. Yo-yo. Ballo dei cani, cioè nel senso, quelle, è tipo l'agility, quindi cane e padrone, però ballano, Bellissimo. chiaramente, Ok. ballano. Dopo compare la Tra scritta l'altro. nessun cane è stato maltrattato per la puntata. No, non compare, ovviamente non compare. Ovviamente non compare perché sono stati maltrattati E male. l'ultima, che è la mia preferita, è il salto della rana, che è una cosa incredibile. Ci sono due possibilità. O devi fisicamente saltare via una rana, No, oppure devi andare avanti saltando a rana. Io mi aspetto. nessuna Cosa? delle No, come due. no? Ci sono queste figure, detti i fantini delle rane, che sono persone Prego. addette, attenzione, a soffiare in culo a delle In che senso? rane. E che è esattamente quello che ho detto. Ci sono delle rane, ognuno ha la sua rana. C'è la rana, pensa, che guarda fissa, ignara di quello che sta per succedere, e una persona dietro prende la rincorsa e con tutti i polmoni che riesce a pieni polmoni soffia più forte che può sul culo della rana in modo che lei prenda spavento e faccia un salto più lungo possibile. Ma stiamo scherzando? È una cosa incredibile. È Io non bellissimo. so perché non è già sport olimpico, ad esempio. È fantastico. È molto imbarazzante per Ma le ci sono rane, degli però. stadi predisposti a queste cose? Non proprio stadi, però, cioè, la cosa che mi ha impressionato un sacco a guardarlo è vedere come la gente sia presissima
presissimo ad andare a vedere queste competizioni, specialmente quelle di peperoncini. C'è gente che è super fomentata a vedere gente che sta male a mangiare dei peperoncini. Ricordiamo comunque che viviamo in un mondo dove le Olimpiadi delle biglie sono una cosa vera, quindi ci aspettiamo un po' di sono principe. Bellissime. Esatto. Eccolo. Per comunque per quel processo che sicuramente ha un nome ma non mi viene, per la quale si sta bene a vedere le persone che stanno male, cioè che comunque non c'era una parola, no, era simpatia nei confronti della sofferenza degli altri, ha puntato esatto, delle parole sì, strane, quindi qualcosa di simile, sì, sarà una parola genere. Comunque che, cioè, una, a volte è inutile negarlo, ma tipo quando si guardano i video di gente che si spacca le ginocchia, sì, tu dici ah che ma sai che male, però in realtà un pochino sotto sotto ti piace. Dici, ma riguardiamolo di nuovo. Oh vecchio, ma guarda questo video. No, ma dov'è che fanno quindi... queste. Oddio, quello di soffiare in culo alle rane non mi ricordo più. Però detta così è brutta. Sembra la scena di Shrek dove gonfia la rana per fare il palloncino. Ma quindi non è tipo una competizione che racchiude tutte queste altre competizioni, eh? Sono tutte competizioni singole dislocate. Sì, sì, no, in giro per il mondo sono documentazioni di queste competizioni. Pensa che ho cercato su internet e non trovo neanche il nome. Comunque magari uno lo avvia aspettandosi un documentario sui Queen o qualcosa di simile e invece no. Ti ritrovi tutt'altro in tutta questa cosa. Sì, 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 è incredibile. Non trovo niente, non ci sono documentazioni, forse esiste solo su Netflix questa cosa. Cioè, quello che mi chiedo io è qualcosa che è stato fatto appositamente per Netflix oppure Netflix è andato e ha documentato cose preesistenti? No, 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 è una cosa che esiste, ragazzi. Ah, ok, ok. Cioè, poi è passata nello stadio. Sì, sì, cioè è impostato come documentario storico proprio in cui fanno vedere le origini della tradizione. Attenzione, ci sono anche delle regole, come sentiamo, deve essere una rana toro americana. Non può, non, altrimenti non vale. E deve fare tre salti. Questa sì che è una rana che e guarda che robe! Capito? Quindi voi non potete vedere, ma c'era fisicamente uno che spaventava la rana da dietro, esatto. Cattivissimo per farla saltare. Ognuno ha il suo metodo di far saltare la rana. Figo è quello che soffia in culo la rana. Chiaramente. Mi è rimasto particolarmente impresso. Ma io ho una domanda. La feta in tutto questo dov'è? Cosa? Perché Greenpeace non gli ha ancora sparato? No, ma il premio poi va a chi ha spaventato la rana o va alla rana? Perché alla fine è la rana che ha fatto il lavoro. Dipende se lo vogliono smezzare o no. 10.000 dollari a una rana piena di soldi, non fa niente. Poi magari scopri che funziona come con i cavalli, che c'è un business delle rane da competizione, le vendono per i milioni quando si ritirano dalla esatto, carriera, le fanno figliare, esatto. Una tradizione lunga, eoni, di rane da competizione. Vabbè. E iniettano gli steroidi nelle zampe posteriori, esatto. Mettervi a conoscenza di questa cosa che secondo me sono dei del 3 ore spese bene, cioè guardarlo tutto perché cioè tanto dove tanto cazzo cosa avete andare, di cosa avete da fare. Bello però. L'unico inconveniente può essere che magari tipo un genitore che entra in camera vede tu che guardi uno che soffia in culo una rana, magari dice non è come sembra e invece è esattamente come sembra. Perché non guardi porno come tutti gli altri della tua età? E niente, ecco, aggiungiamo quindi agli sport strani queste informazioni. Ricordiamo che abbiamo la spike ball di cui aveva parlato Tucano, sì, esatto. L'ultimate frisbee e quel tipo di frisbee poverino è neanche così. Ultimate frisbee è il più strano di tutti. E cos'era l'ultimo? È quello dei tizi dei sacchetti di sacchi di mais. Esatto, sackball. Cornball. Quello che è famoso Rosolotti, diceva. Andatevi a recuperare la puntata, cari amici. Merita. Comunque il documentario in descrizione è andato a vederlo. Ecco. Bene, bene, bene. E passiamo invece a qualcosa di più noioso. No, non è vero, scherzo. No. Allora, diciamo, può essere un'alternativa al vedere... Ultimamente ci stiamo... Scusami, vai. No, dico, poteva essere può essere una buona alternativa, l'argomento di cui vi sto parlando, al vedere gente che soffia nei deretani di anfibi. Io penso che non ci sia niente di meglio, comunque. No, no.
volevo dire, ultimamente ci stiamo concentrando sul darvi qualcosa da fare in questi tempi bui e noiosi che sono la quarantena e le zone rosse, le zone gialle, eccetera, eccetera. Per cui continuiamo su questo trend che secondo me va benissimo. Uh-huh. E Tucano vi propone una bellissima alternativa. Sì, perché a grandissima richiesta, come sempre, ritorna l'angolo del libro. Vai col jingle! E vai col jingle dell'angolo del libro. Questo l'angolo del libro! E Tucano! Yeah! Bene, quest'oggi voglio parlare di un romanzo giallo. E l'autore è Friedrich Dürremont ed è uno scrittore svizzero-tedesco. Il romanzo è stato pubblicato nel 1958, quindi qualcosa proprio di primo pelo. Lasciatemi un attimo spiegare e narrarvi sia la trama che come nasce questo libro. Questo libro nasce in realtà in maniera piuttosto particolare. Difatti Dürremont nel 58 era stato incaricato come sceneggiatore per il film Il mostro di Magendorf. E questo libro nasce proprio dalla sceneggiatura di questo film, con cui condivide la trama principale e i personaggi, ma i cui finali sono, diciamo, un po' diversi. Di che cosa parla il libro, senza fare spoiler, o troppi spoiler comunque? Allora, dall'incontro tra un ex comandante di polizia e uno scrittore, durante una conferenza su dei romanzi gialli, i due iniziano a discutere. E praticamente discutono sul fatto che i romanzieri tendono sempre a descrivere i casi di cui trattano nei loro libri in maniera completamente sfalsata, secondo perlomeno l'ex comandante, e discostante da quello che invece erano la realtà dei casi, che quindi i libri sono molto spesso prevedibili, noiosi oppure troppo surreali e quindi poco credibili. E quindi inizia il racconto di questo ex comandante per far capire al romanziere, allo scrittore, quanto siano difficili in realtà i casi nella vita reale. E quindi il racconto parla di un omicidio che cambierà la vita del miglior uomo del nostro ex comandante, un tale signor Mattai. E questo caso, questo omicidio, ha una particolarità che è quello che sembra già risolto. Infatti al momento del ritrovamento abbiamo del cadavere, della vittima, comunque abbiamo già un sospettato con dei precedenti che fanno intuire possa essere stato lui l'assassino, e tutti quanti nella cittadina del cantone svizzero sembrano sicuri che questo sia l'assassino. E qui sorgono le prime domande nella testa di Mattai, perché questo assassino è effettivamente lui? Oppure è solo un capo espiatorio per la volontà sociale di una piccola cittadina del canton svizzero che non vuole avere problemi e che pretende di tornare alla normalità quanto prima e che sicuramente non può permettersi di avere un assassino a piede libero? Sembra proprio che sarà il nostro Mattai a dover sbrogliare questa situazione che in principio sembra già risolta. Quindi l'incipit parte da un caso che è risolto e lui deve disrisolverlo per trovare il vero colpevole. Mm-hmm. Questo libro mi è piaciuto veramente molto, e ne ho sentito parlare durante la puntata del podcast dei Moni Urbani, quando Migliaccio lo aveva accennato parlando di un caso realmente accaduto. È un libro della casa editrice di Adelphi, che secondo me è best casa editrice per le copertine, che sono bellissime. È piuttosto corto, sono solo 162 pagine che si leggono veramente super fluidamente, perché la trama è avvincente e si vuole sapere come va a finire. È proprio un bel romanzo, ve lo consiglio. È piuttosto grottesco nei modi, molto schietto e descrittivo di una realtà svizzera che da fuori sembra tutta bellissima, perfetta, idilliaca, ma che, come poi tutte le realtà, nasconde in sé il marciume del genere umano. Quindi anche ma lei sì. Non è la casa editrice che ha le copertine tutte uguali? E diciamo che Adelphi ha un formato che ha una base di un colore standard che poi varia dal libro a libro, e un quadrato con un'immagine che dovrebbe richiamare che richiama poi quello che è il libro. Sì, a me piacciono tantissimo. Ah, ho capito. Sono veramente, è molto didascalica come copertina, ma a me piace tanto. Fico. Per esempio, quello della promessa è una seggiovia, quindi ti dà proprio l'idea di essere di dove ti trovi all'interno del romanzo. Come trama di getto mi ha ricordato molto le storie dei diritti del barlume. Non so perché questa roba un po' più Dalvaldi.
più paesana. Ah, sì, beh, ci molto sta, carina. Ci sta, ci sta. Sì, sì, sì. L'ambientazione è proprio quella di un paesino sperduto con tutta la rozzaggine e l'ignoranza del popolino, tra virgolette. Quindi figo. Molto figo. Fun fact, di questo libro hanno fatto altri due film, oltre a quello appunto che poi lo ha ispirato, uno nel 79 e uno nel 2001, sempre con il titolo La Promessa. Quello degno di nota, quello un po' più che ha avuto più successo, è quello del 2001, forse appunto perché c'erano giusto due tizi, Jack Nicholson e Robbie White, sotto la regia di Sean Penn. Di film che tra l'altro non ho visto, però leggendone la trama su Wikipedia è uguale a quella del libro, quindi... Ah, ma sono tre film tutti con la stessa trama? Cioè... Allora, il primo, che è appunto Il mostro di Mankendorf, quello cui il sceneggiatore è lo stesso scrittore, ho visto che ha un finale diverso. Nonostante il cuore della storia sia quello, poi va a finire in maniera diversa rispetto al libro. E mentre gli altri due, quello del 79 e del 2001, dovrebbero seguire bene o male la trama del libro. Ok, ho capito. Vi lascio il link per vedere il libro e magari anche per comprarlo su una piattaforma che ho scoperto da poco, che si chiama Bookdealer, che è una piattaforma di e-commerce che sostiene attivamente le librerie indipendenti. Quindi voi andate lì, scegliete il libro o la libreria da dove comprare e poi saranno loro a portarvi il libro direttamente a casa. Costa quel qualcosina in più, però almeno sai che vai a sostegno delle realtà commerciali che stanno lentamente morendo, purtroppo. Sì, beh, corretto anche andare a sostenere, insomma, la vecchia scuola, tra virgolette, passatemi il termine, chiamiamola così. Bene, carino, bello. Sì, molto, molto bello, molto diverso rispetto agli altri libri gialli, secondo me. Che già li hai detto, classici. Che ti ricordi? Beh, che stile eri andato prima? Vabbè, classico Agatha Christie. Piuttosto che lo stesso, Dio, non mi ricordo il nome, Murakami, ho letto dei gialli anche suoi, gialli più noir magari di Stevenson, anche lo stesso Stephen King. Ok, se ti piace il contesto scientifico o pseudoscientifico, aspetta un secondo che non voglio dirti una cazzata, ti consiglio Robin Cook. Ok, non so se hai mai letto qualcosa di lui. No. Fa tutti titolo in particolare? Sono tutti quanti gialli / horror, e incentrati però su, che prendono come pretesto qualche aspetto della scienza in generale, per cui i titoli richiamano tanto queste cose qua, no? Okay, ok. Io che mi ricordo ho letto Cromosoma 6. Ah, quello me l'avevi consigliato e me l'ero già segnato, infatti. Ah, ecco, può essere. No, carino comunque. Quello l'avevo già segnato. È uno stile un po' diverso rispetto a quello che hai detto te. Però, insomma, se ti piacciono i gialli in generale... Sì, non particolarmente, però... Cioè, vado sui un po' i mainstream, appunto, oppure quando qualcuno mi consiglia qualcosa, leggo quello. Bella, bene. Ok. Bene, abbiamo una serie, abbiamo un libro, cosa manca? Niente, perché io non vi consiglio assolutamente un cazzo. Ok, fine! No, io chiudo semplicemente cercando di dare un epitaffio, chiamiamolo così, a questo 2020 triste. Mi è venuto in mente che in questo anno infausto arrivano sfighe dietro sfighe dietro sfighe dietro sfighe. E parlando di sfighe, come si può non citare le famosissime e celeberrime leggi di Murphy? Voi sapete cosa sono le leggi di Murphy, punto di domanda? Sì. Sì. Ok, lo sapete tutti e due? Sì, sì. Ma prima tu. No, lo sappiamo. Però per chi non lo... Allora, sono abbastanza famose, nel senso che se ne sente parlare. Hanno parlato anche di Interstellar. Sì, davvero? Mainstream. Sì. Lei si chiama Murphy, appunto, per la legge di Murphy.
Ah, davvero? No, non lo ricordavo. Ok, comunque per chi non lo sapesse o per chi comunque non ne ha mai sentito parlare, Le leggi di Murphy è una raccolta, ci sono varie riedizioni con aggiunte eccetera eccetera, è una raccolta di, diciamo, i detti popolari tra virgolette, c'è, che hanno tutti come filo conduttore la sfiga, per cui sono dei teoremi che vanno ad applicare la legge dei grandi numeri alla sfiga, punto, non c'è nient'altro da dire. Perché ve li consiglio? Voi direte, già il periodo è triste di suo, tu ci vai consigliando una roba di genere, perché comunque fanno ridere e ti fanno capire che, insomma, non serve piangersi addosso, ma la sfiga ci vede benissimo, quindi accetta quello che arriva e cerca di trarne qualcosa di migliore, questo è il messaggio che vorrei comunicare. Un pochino più dal punto di vista storico, le leggi di Murphy sono state messe nero su bianco per la prima volta nel 1988 da Arthur Bloch, che ha pubblicato la prima edizione, che è un libricino piccolino, che si chiama appunto Le leggi di Murphy. Non fa una piega. Esattamente. Tornando però un pochino più indietro, il primo postulato, perché poi vengono tutte quante le leggi di Murphy, sono chiamate postulati, corollari, eccetera, eccetera. Il primo postulato è stato formulato dall'aeronautico statunitense Edward Murphy, da cui prendono appunto il nome. Da cui prende, ok. Cosa è successo? Praticamente questo Edward Murphy era capo di un progetto dove bisognava monitorare mediante 16 sensori degli accelerometri dei soggetti umani sottoposti all'accelerazione gravitazionale. Questi sensori, ognuno di questi sensori poteva essere montato sostanzialmente in due modi. Che praticamente è quel braccio, braccio meccanico a elica che gira velocissimo. Io credo che sia esatto l'origine di quella cosa lì, non sono sicuro di questa cosa, però una cosa del genere comunque, d'accordo. La cosa importante è che appunto questi sensori potevano essere installati in due modi differenti, di cui uno era funzionante e uno chiaramente no. Cosa è successo? Che il team di ingegneri che si era occupato dell'installazione dei sensori li ha messi tutti nel modo sbagliato. Ok. Da lì la famosa frase di questo Murphy che ha detto: se ci sono due o più modi di fare una cosa e uno di questi modi può condurre a una catastrofe, allora qualcuno la farà sicuramente in quel modo lì. E questa è stata la prima vera ed effettiva legge di Murphy. Poi ce ne sono di famosissime, per esempio quella iconica che dovrebbe essere la prima legge di Murphy, se non mi ricordo male, che è quella che dice: se qualcosa può andare storto, sta sicuro che lo farà. Oppure quelle più sciocche, tipo funziona meglio se attacchi la spina, se devi infilare una chiavetta USB in un computer ce la farai sempre al terzo tentativo. Che è verissimo. Se devi far saltare una rana soffile sul culo. No, però me lo aspetterei. Mai corri tra un formaggio che rotola giù da una collina. E poi il famosissimo teorema del motore a gatto imburrato, okay, che voi conoscete, presumo. Certo. Ma dai, spiegacelo. Allora, praticamente prendi un gatto e prendi una fetta biscottata e gli metti sopra la marmellata, poi incolli la fetta biscottata al gatto in maniera che la marmellata sia rivolta verso l'alto e poi lasci cadere il gatto da una certa distanza. Visto che il gatto cadrà sempre in piedi e la fetta biscottata cadrà sempre dalla parte della marmellata, questa cosa continuerà a girare in eterno creando un moto di energia infinito e pulito e super sostenibile. Bellissimo, esattamente. E questa cosa qua si fonda su una delle leggi di Murphy che dice che se tu spalmi una fetta biscottata di marmellata o qualsiasi cosa, credo, e la lasci cadere su un tappeto prezioso, la probabilità che cada dal lato della marmellata è direttamente proporzionale al valore del tappeto. Ok? Queste sono le leggi di Murphy, per cui quando vi sentite giù e vi sentite come se la sfiga vi avesse preso di mira, andatevele a leggere perché probabilmente è così. Chiudo dicendovi una cosa che ho realizzato recentemente. Il limone, so, parte male però, seguitemi, secondatemi. Il limone è un frutto che in natura non esiste, in quanto è stato prodotto dall'ibridazione di due alberi che sono il cedro e un'arancia amara. Pensavo, okay, il lipasto e il camone. No! No, è praticamente un incrocio tra la pianta del cedro e un'arancia amara, una varietà di arancia amara. Ok, tipo mandarino. Okay. Quindi, in sostanza, la verità è che, sapete quando si dice quando la vita ti offre limoni? Mm-hmm. La vita non vi ha mai offerto un cazzo, perché i limoni non esistono. Quindi, se volete cavare qualcosa da una brutta situazione, alzate il culo e muovetevi. Fine, questo è quanto.
oppure create un nuovo agrume. Esatto, esatto. Ibridate dei chinotti con delle pompelmi dei pompotti dei chipelmi meglio chipelmi di pompotti, eh? Potrebbero censurarti il frutto. Ecco, bene, con questa piccola perla di saggezza chiudo. Ci vediamo settimana prossima, ci sentiamo su tutti i social, ovunque, tutte quante le cose che tanto ormai sapete già, ma non vi interessa perché a quanto pare non volete seguirci. No, lo sappiamo che ci seguite, però scriveteci, dai, scrivete a Tucano. Tucano è una brava persona, vi risponde gentilmente. Ciao, sono una brava persona. Non rispondo nemmeno. Comunque questa cosa che hai detto mi ha fatto venire in mente che per la prossima volta, che è una cosa che volevo portare in realtà, e vi porto tutta una serie della cultura della sfiga e vi spiego la cultura della sfiga, visto che sono preparatissimo in materia. Ho visto la puntata dell'eredità dove ne parlavano. Cosa? Da quando l'eredità fa puntate tematiche? C'era una puntata dell'eredità dove la scossa, diretta dal caro, carissimo Carlo Conti, parlava delle varie superstizioni legate alla sfiga e ti spiegavano perché sono originate. Me ne ricordo tutte. E... perfetto, allora sarà una puntata interessantissima. Bellissima. Scossa? Va bene. Va bene. Metteremo in descrizione un video di 3 ore di scossa, va bene. Scossa? Va bene! Va bene, va bene. Ciao, bellissimi. Ciao. Yeah. È pausa trispola ad un gran bel podcast. Che vuoi uno scemo, tira gli ossi e parla. Basta. Tucano muove il becco ma non dice niente. Corvo è un artista, mangia pizza sempre al dente. È una pausa su trispola di cultura pop.